Salve, buonasera, chi vi parla è Antonio Romano, qui da Capriglia Irpina. Benvenuti al primo raduno del Tuning Car, organizzato dal carissimo amico Marco Pisano, di cui va il mio gradito applauso per questa bellissima organizzazione e tutto lo staff. Cosa accadrà? Adesso ci saranno delle esibizioni da parte dei concorrenti, che ringraziamo in anteprima, e questi concorrenti vengono direttamente da Caserta, Benevento, Napoli e in provincia di Avellino. Dopo questa mia breve presentazione volevo sempre ringraziare l'amministrazione comunale di Capriglia per lo sponsor morale, volevo ringraziare tutti gli sponsor che hanno aderito a questa stupenda manifestazione e in modo particolare volevo ringraziare la Gazzetta dell'Irpinia, Campania Tubo Channel per le riprese dell'evento, tutto lo staff e in modo particolare il team radio Bordello LED. Ringraziamo in modo particolare l'installatore impianti audio KK Sound con sede in Atripalda. Volevo ancora ringraziare di nuovo Marco Pisano che ha creato per la prima volta qui nella nostra comunità a Capriglia Irpina questo stupendo evento. Io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di serata. Ciao a tutti. Dammi 3, 2, 1, vai. Vai. Buonasera a tutti, chi vi parla è Antonio qui da Capriglia Irpina, in questa splendida piazza. Benvenuti al primo raduno touring car della città di Capriglia Irpina. Che cos'è questo evento qui, questa sera? È il primo evento che si verifica nella nostra comunità, in cui va anche il nostro grazie per aver scelto il nostro paese per poter esibire due tipi di veicoli, così li voglio definire. Il primo è un veicolo LED, quello visivo, che è tutto fatto di bellezza, è solo da guardare, mentre l'altro veicolo, in effetti la macchina, è fatta solo da ascoltare, con una musica stupenda, con delle vibrazioni che nascono all'interno di ognuno di noi. Detto questo, volevo anche ringraziare in modo particolare e molto sentito il comune di Capriglia Irpina perché ha partecipato in un modo morale a questa stupenda e splendida manifestazione. Volevo ringraziare
nella persona di Marco Pisano. Facciamo un applauso al nostro Marco Pisano, che si è prodigato tantissimo a tutto questo accadesse qui a Capriglia, che è il responsabile della Gazzetta dell'Irpinia. Poi volevo ringraziare ancora, sempre tramite Marco, Campania Tum Channel per ripresa dell'evento, tutto lo staff, in modo particolare il team radio Bordellon Led. Facciamo un applauso. Poi ringraziamo in modo particolare gli installatori, impianti auto KK Sound di Adripalde, dopo andremo a conoscere. E detto questo, volevo anche ricordarvi, giustamente Marco prima mi ha detto, che alla fine della serata ci sarà l'estrazione di un super telefonino spaziale. Questo è un telefonino di P9, 5 pollici, Android, insomma, appunto. Scusa, dopo lo faremo vedere. Sì, dopo verrà fatto vedere il telefonino. Ricordo che l'estrazione è aperta ancora. Là. Sì, il biglietto, il costo del biglietto è di 2 euro circa, o 1,99, con un po' di sconto facciamo, ecco, 2,99 euro. E dopo verrà fatto vedere, questa sera ci sarà l'esibizione. Poi durante la serata vi diremo noi cosa andremo a fare man mano. Adesso a fianco a me qua c'ho il mio carissimo amico Massimo, che non si può andare. Massimo Coppola, di dove sei Massimo? Adripalde. Di Adripalde, qua giochiamo quasi in casa. Quasi in casa. Allora, prima mi dicevi che la tua macchina qual è? È quella lì, la Y, questa qui la Y. Perfetto, allora, in effetti cosa hai installato su questa macchina? Tutti i LED, saltati a uno, io e tutti i componenti del team. Ho capito, diciamo che siete quasi una banda di mattacchioni, insomma, così che avete fatto questo. Va benissimo, dopo andremo a vedere. Poi volevo dire, giustamente, volevo anche vedere stare qui, Marco, vicino a me. Marco, come nasce questa tua iniziativa qui a Capriglia? So che è la prima volta. Allora sì, è la prima volta che lo organizziamo qui, anche perché io sono di qui, di Capriglia, quindi diciamo che la mia prima cosa è stata facciamo un raduno a Capriglia, anche perché non c'è stato mai un raduno del genere. Avete fatto, cioè abbiamo fatto, l'auto d'epoca, forse anche moto d'epoca, sì. Però diciamo che delle macchine tuning non le abbiamo mai fatte. Perché diciamo che in questi anni il tuning sta in via di espansione, quindi diciamo che questa passione sta andando proprio avanti. E quindi il tuning è come un bambino che quando più cresce più ci metti addosso della roba. Chi lo vuole capire capisce, cioè, nel senso che non c'è mai limite e mai fine a questa passione. Niente, io voglio ringraziare anche Massimo che mi ha dato la mano a fare tutto, perché da solo non si può fare. Sì, e niente, do un benvenuto a tutti e spero che questa giornata sia stata bella e piacevole. Grazie. Grazie a Marco, di nuovo un applauso a Marco per la barbia di dire che dobbiamo fare qui nel mio paese, nella mia comunità. Allora, nel frattempo che Massimo apre la macchina, vi ricordo che tutto il programma verrà trasmesso sulla pagina ufficiale del raduno, poi la data e l'orario vi verrà comunicato. Ecco, adesso il nostro Alessandro sta riprendendo all'interno del veicolo, della macchina, tutte le luci, le definiamo luci, ma sono dei stupendi LED di tantissimi colori, montati con tanta pazienza, vero Massimo? E tanta precisione. Vediamo qui anche il trofeo, ovviamente, che sono stati lì, e anche lì davanti il veicolo. Presumo che tutto questo nasce da una profonda passione, altrimenti non si può realizzare un veicolo così. Adesso è giorno, il fumo del vino, ovviamente con il brunire ci sarà un perfetto ottimo, molto molto interessante. Adesso ci avviciniamo con il mio amico Alessandro. Ci avviciniamo con il mio Alessandro a un altro veicolo dove andremo a dimostrare. Questo è sempre l'effetto LED, giusto Massimo? LED è impianto, questo è impianto, però abbiamo ancora un altro veicolo da far vedere, che è l'impianto audio. Questo invece è impianto LED. Eccoci qua. Vedo che ci sono molti curiosi, molte persone che forse per la prima volta si avvicinano a questo mondo.
di Rimboli, a letto, tipo degli impianti, audio eccezionale. E queste fasi sono qua perché ne è finita ancora. Non posso ancora. Allora sono qua dentro, vedi se riesce per arrivare via. Dopo ci avviciniamo al veicolo dove ci sarà un'esibizione musica. Questo veicolo è interamente adibito questa estetica alla... questo è il mio veicolo che lo allora, puoi riprendere questo è il veicolo di Marco Pisano che questo veicolo è adibito all'estetica perché poi l'impianto c'è ma è l'impianto giusto per abitarlo per cominciare. Vediamo un po' di estetica, poi dopo passiamo all'audio, che l'audio è la macchina di Pellegrini. Forzamente ci stanno molte auto, poi vediamo la macchina del Mando, 1000 watt, cioè ci stanno un sacco di team, perché non è che vorrei escludere qualcuno, perché poi se dici qualcuno devi dire comunque tutti. Quindi piano piano ci vediamo un po' tutti. Allora l'estetica, come vedi sono tutte macchine qua, se possiamo fare anche le riprese degli altri. Invito le varie persone che hanno delle macchine di venire qui e forse vogliono parlare come la presentazione delle macchine. Portarsi vicino ai loro veicoli per farli vedere e provare a tutti quanti noi, me compreso, così ci rendiamo conto tutti quanti di cosa stiamo dicendo e di cosa stiamo parlando. Questo veicolo è adibito esteticamente, mentre quest'altro andiamo a parlare direttamente con la persona che fa questo tipo di impianti, che installa, che fa installatore. Perfetto. Alessio Albanese, installatore. Allora, adesso andiamo a conoscere il nostro amico Alessio Albanese, giusto? Sì. Vogliamo fare un applauso ad Alessio? Alessio, come nasce questa passione per montare il tutto all'interno di un veicolo? Perché nasce dentro? Ma diciamo che è una passione comune che abbiamo nella nostra comunità, che è anche una forma di divertimento, è uno spassatempo diciamo senza rischi. Abbiamo scelto questo perché comunque è un motivo per essere l'ultima iniziativa. Allora, giusto una domanda che per curiosità, sì. Tutti quei clienti tra virgolette sono sempre molto esigenti quando tu vai installare i loro veicoli, apparecchiature particolari, ovviamente per la musica. Principalmente tutti i clienti sono esigenti, però diciamo che ci mettiamo come si può dire a tavolino e troviamo il giusto compromesso tra ciò che vuole e ciò che si può realizzare. Io dico che tutto si può realizzare all'interno di un veicolo, giusto? Sì, ovviamente non ci sono limiti, tutto è possibile, è in base alle proprie esigenze, ma soprattutto anche ai fondi, perché sono cose che sono possesse, sono tutte cose che richiedono particolari lavorazioni. Grazie, un attimo ripassiamo la parola. Alessio, dato che tu hai fatto la mia macchina che era partita da zero, dall'impianto originale, poi l'hai portato un po', diciamo, ai veri. Diciamo a tutti coloro che hanno delle macchine che vogliono partire per il tutto e hanno degli impianti in zero, possiamo arrivare ad altri livelli? Sì, principalmente il motivo che spinge a fare una cosa del genere deve essere sempre dettato dalla ragione. In che senso? Se uno parte da zero deve valutare le proprie possibilità e pian piano crescere, altrimenti fare le cose di fretta porterebbe solo a un dispendio di soldi e diciamo non una competenza personale, una realizzazione personale. Giustamente, ovviamente quando si parte da zero, piano piano si costruiscono le cose. Poi come si dice, mangiando viene appetito, perché poi uno oggi vede una cosa, domani vede un'altra. A quando ho potuto capire, questo tipo di passione è aperta a tutti, non c'è limite di età, ovviamente se no mangerete. No, assolutamente, non c'è limite di età, perché ci sono anche clienti che non esigono una musica, diciamo, volumi sostenuti, ma accessori come tipo navigatori, caricatori CD, persone che comunque o lavorano con la macchina o fanno gran parte della giornata in macchina e vogliono avere dei comfort che in origine non esistono. Perfetto, ringraziamo Alessio per la tua attiva collaborazione, adesso andremo ad ascoltare. Siamo da team 10.000 watt. Ah, vogliamo andare dal team 10.000 watt, perfetto. Qui magari
avremo la prova acustica di Costello. Allora, io sono Carlo. Ciao, allora, questo impianto della tua macchina è il come si fa l'impianto? Quanti va? All'incirca, se non erro, siamo sui 4.000 watt. Se non erro, però qua ho il mio installatore che sa molto su cosa dire. Aperto. Allora, c'è anche... Vieni qua, dai. Allora, adesso... Vabbè, ma tu sei l'installatore, dai. Allora, parliamo con l'installatore che ha fatto l'impianto. Allora, giusto così, una domanda, perché prima sentivamo la musica uscire da questo veicolo. Eccezionale con tutti i veicoli che qua sono qui. Una domanda per curiosità, un impianto del genere, mi chiedevano prima di chiedere quando toccavo a voi per l'installare, quanto costa? Tra installazione, batterie, cablaggio, resinatura, la cassa del sud e i componenti ci vogliono intorno ai 4.500 euro. Diciamo, Redo! Esatto, allora però è una bella passione per spendere un po' di soldi, insomma è una passione che tira, sta bene, anche perché io sto notando che vengono un sacco di persone ai vostri eventi, significa che voi oltre a trasmettere una buona musica trasmettete un messaggio, diciamo io lo definisco così, di allegria. Esatto. Quindi più che altro nasce per il divertimento, poi la competizione riguarda solo durante la gara, ma poi alla fine quello che prevale nella radune è l'amicizia, il divertimento. Io direi di fare un applauso con questa frase che ha detto la stasera, perché io dico sempre che l'importante è partecipare, perché se tutti quanti bravi, se tutti quanti eccezionali. Adesso, grazie, adesso andremo un attimo ad ascoltare un po' di musica proprio, come si dice, un po' forte, così facciamo ascoltare i nostri amici. Vediamo che giusto con 10 secondi, sono qua. Veramente super, complimenti. Allora io ti saluto, volevi un attimo salutare anche i tuoi amici, perché qua è vero che c'è un'esibizione, ma c'è anche, diciamo, perché poi ognuno vuole migliorarsi sempre con questi impianti, giusto? Vabbè, si cerca sempre di migliorare, però diciamo che alla fine, più che essere tutti amici uniti da una passione, siamo tutti una famiglia. Perfetto, grazie per la tua collaborazione. Bravo! La macchina di Pellegrino e... state la prova da lì. Un attimo solo che abbiamo sentito anche il salto veicolo, ha un impianto stupendo. Complimenti ragazzi, Fate il impianto. Tanto ci sta l'air click. L'air click? Sì. Dove si fa? Adesso la vediamo. Ah, allora, un attimo solo. Girati. Non iniziamo? Falla girare. Vieni un attimo di qua, vicino a me, faccio anche una cosa che la nostra amica Giovanna andrà a fare, vedete? Allora, Alessandro, sei pronto? Vai! They give me no answer, following the way.
Volevo chiedere. Io non mi siedo perché non c'ho lo stesso effetto di Giovanna, questo po'. Allora, volevo chiederti, diciamo, perché si ha questo effetto particolare sui capelli? Perché lo spostamento dell'aria, la pressione degli altoparlanti che fanno le frequenze basse. Poi, diciamo, in base all'auto, alle feste dell'auto, sono tanti valori che poi portano a questo fenomeno, che è un po' un fenomeno, diciamo, divertente sui raduni, ma dipende da tantissimi fattori, dalla potenza, dagli altoparlanti, dal corpo, dall'auto, molteplici cose. Benissimo, allora, dopo aver avuto questa risposta, questa affermazione, il mio giro continua qua sulla piazza di Catrinia e andiamo un attimo a guardare tutte queste macchine modificate, vedete, veramente in un modo eccellente. Macchine a legno, c'è un'altra macchina che non riusciamo a sfruttare, veramente una discoteca, un certo livello. Adesso un attimo solo, cosa andremo a fare? Un attimo, cane rombo. Riusciamo un attimo a sentire? Un attimo solo, siamo quasi pronti? Pronti? Maschietti, anche è giusto che sentiamo l'opinione di una bella signorina che si chiama Diana. Allora, Diana, presumo che anche tu fai parte dello staff di questa macchina. Perfetto, anche tu hai contribuito all'allestimento di questo veicolo, non dico economico, ma a livello morale, psicologico, lo hai sopportato per tanti mesi per l'installazione. No, io l'ho fatto tutto lui, cioè da poco lo sto facendo. Perfetto, Diana è molto emozionata, lo ringraziamo e ci vediamo dopo, proseguiamo il nostro giro, così andremo a conoscere. Alessandro, Alessandro, quel ragazzo là, fa la macchina da alzare e da passare. Dove sta? Allora, tu sei Alessandro? Sì. Ciao Alessandro. Allora, Marco, mi dici una macchina, hai una macchina con una caratteristica particolare. Sì. Ce la vuoi descrivere? Si abbassa e si alza da sotto. Cioè la macchina si alza e si abbassa da sotto. Sì, come? Un attimo solo, se volevo far venire qui. Ma chi è? Perfetto. Un attimo solo. Rimane così. Questa vale passa. Voglio far venire vicino a me. Questa è la passa, aspetta. Che ha fatto? La sta. Allora, volevo far venire le persone, così facciamo vedere. Questa è una macchina particolare che si alza e si abbassa
a secondo dell'altezza di Fidel. Perfetto, il massimo dell'altezza di questo veicolo che, con cui balanzare? Ecco sì. Perfetto. Come avviene questo meccanismo all'interno di questo macchina? Come è il primo del cielo? Tramite l'aria. Perfetto. Ce lo fai un attimo di vedere? Ecco. Volevo dirvi che si fa prima la parte anteriore e poi la parte posteriore, giusto? È uguale. Facciamo un attimo di alzare. Andate. Io direi di fare un applauso al nostro carissimo amico. Ancora tanta macchina, allora, se qualcuno, qualche proprietario della macchina, vuole far notare a noi e al nostro cameraman che c'è qualcosa di particolare all'interno della macchina, ce lo può dire, noi veniamo da voi, così verrà tutto ripreso e verrà trasmesso in televisione. Noi sempre sulla gazzetta, sì, sempre sempre sulla gazzetta dello streaming del raduno, sì. Possiamo fare uno da 140. Sandra, alzando il mio camera ufficiale. Grazie. Allora vediamo un po'. Questa 147. Ecco. Sì. Il nostro amico la sta preparando la macchina. Non forza la voce, ci sta. Allora, invito tutte le persone a restare all'interno al tavolo di questa macchina. Tavolo a piccello! Ma madonna, è lì giù il Ma troppo, è un buon giorno! Di sera, ma anche adesso c'è un certo effetto, eh! Questo è un veicolo lento! Oh, vedete solo! Se possiamo mettere un po' di sottofondo musicale. Sì. Attenzione. Vediamo le caratteristiche di questo veicolo. All'interno notiamo migliaia di LED multicolore. Allestiti in modo preciso questa fantasia, queste fantasie di luci che rendono molto stupendo l'interno dell'abitacolo di questa macchina. Allora, come ti chiami? Salvatore Trenti. Salvatore, da dove vieni? Da Casalto, quindi di Alemio. Ah, da Casalto, quindi di Alemio. Come nasce questa passione per questa macchina così modificata? Questa macchina, veramente, io già c'avevo un'altra, questa era una passione. Non si sente un po'. C'avevo già un'altra macchina fatta. Ah, però si vede tutta una cappottina, tutta l'acqua. E non scordate, si vede la cappottina, adesso lo vediamo. E ho fatto il disegno adesivo e tutto. Va bene, Salvatore. Allora, ci abbassiamo un attimo, Salvatore, mica musica, grazie. Così diamo la possibilità a tutti di essere in casa. Allora qui con Telefilm io gioco in casa perché il mio amico Marcello conosce un'amicizia quasi trentennale, per motivi di lavoro ovviamente. Allora, Marcello, so che tu hai parecchi hobby nella vita, oltre a questo, qual è ancora il tuo hobby? Sono una macchina un po' particolare, molto limitata, per 13 monitor, PlayStation, tablet, computer, faccio più di interamente. Allora diciamo che la macchina di Marcello è una macchina ultramoderna, una macchina spaziale, dove qua si può realizzare tutto a livello di computer.
parte è tutto collegato con un autoradio che funziona tutto per l'insieme. Poi 13 monitor mi chiamano Cineplex. Marcello, volevo chiederti, allora, hai qualche, diciamo, batteria supplementare per alimentare tutto ciò? Sì, sì, sono due batterie ottime, sono due batterie. Io mi muovo per la SPL. Fa vedere la TV, la PlayStation, non vado per la SPL che serve per pressione sonora, come tutti vanno così, io vado per la qualità. Infatti io mi comprano tutti quando alzano gli altri, però non mi importa, io mi invia la qualità in auto e basta, vado sempre così. Allora volevo dire, possiamo far vedere un attimo il monitor al nostro amico Alessandro, giusto? Se ci vedete qualcosa all'interno, partendo da un 28 pollici, sì, ecco qua, un televisore 28 pollici dove qua si può guardare la classica televisione, giusto Marcello? Sì. Allora un attimo solo che vediamo che cosa sta succedendo qui sui canali, vedete? La TV in macchina. Questo per esempio è collegato alla PlayStation su questi due, o se no vorrei, volendo, si può giocare alla PlayStation oppure sul monitor grande. Questa chicca che non tutti ce l'hanno, i monitor che si chiudono, questa è la mia creazione, diciamo. Non si trovano in commercio i monitor così. Allora io noto che tutte le persone che vengono da me intervistate insieme ad Alessandro hanno sempre qualche inventiva, significa che ognuno di voi ha qualcosa in più, diciamo, per migliorarsi sempre, giusto? Sì, sì, sì. Tuning diciamo, è un'espressione, ognuno ha una sua idea e crea una macchina a modo suo, ognuno ha macchine diverse, proprio per quello il tuning che varia. A me, io per esempio, a me la macchina dei bambini, guardate quante pupazze, a me quando vengono i bambini si appassionano, a me sono felice per loro, a me piace, i bambini piace che si divertono. Benissimo, Marcello, grazie, auguri, grazie per il futuro. Allora, continuiamo il nostro... Abbiamo anche un tifoso, il nostro amico più fedele che è il cane, che anche lui sta apprezzando e ammirando questi stupendi veicoli. Allora di qua ci spostiamo, andiamo giù, andiamo a vedere questa. Andiamo a vedere questa Smart. Vorrei un attimo vedere qui, invitare qui vicino a me, il proprietario di questa Smart. Proprietario amico. Sì, proprietario amico. Allora, buongiorno. Salve. Allora, nostro mio carissimo amico che si chiama Andrea. Andrea, che conosciamo da tantissimi anni, e volevo dire una cosa. Allora, forse non tutti sanno che Andrea è campione europeo di SQL. Sarebbe musica ascolto, in effetti. Facciamo un applauso perché non tutti lo sapevano questo fatto. Allora, vogliamo all'interno un veicolo che è stato attrezzato per l'ascolto della musica, giusto? Sì, sì. Giusto così per essere un pochettino curioso e per sapere i fatti voi. Che costiamo? Che costa questo piano? Questo ci ha fatto un po' qualcosa di più. Qualcosina di più. Perfetto. Vogliamo un attimo ascoltare la pronuncia, giusto 10 secondi, così riprendiamo e poi lo ci mettiamo in televisione. El mejor programa bailable de la frecuencia modulada. What is love?
vibrazione della pelle, perché venne tutti i giorni a ascoltare questa luce. Andrea, ma quando sei alla guida di questo veicolo, presumo che non ascolterai così la musica? No, no. Altrimenti sono un raccontore. Non si può. Ultra generazione, il costo del biglietto è euro 2 e non mi domando perché non è un attimo va bene, ma se non è un attimo. Qual è il vostro, la vostra macchina? Siamo senza macchina. Facciamo un'intervista anche di colore della nostra macchina. Ciao, Maria Carmela. Ciao Maria Carmela. Allora, vieni. Da? Perfetto. Come mai a capire? Una volta che vieni o che sei stata altre volte? No, mai la prima volta? Mi dà la prima. Perché sei venuto qui un po' oggi pomeriggio? Per cercare hai qualcuno qui che si esibisce la macchina? Ti porta solo la passione per, diciamo, per questo sport, tra virgolette. Sei molto emozionato, tu per lui, il tuo marito, hai presentato. Ciao, mi chiami Gennaro. Gennaro? Allora, anche tu, come sei? Sì, un attimo solo, Andrea, dobbiamo un attimo abbassare, non riusciamo a intervistare. Allora, un attimo solo, facciamo un'intervista. No, qua non scappare e dopo abbiamo un regalo che si può intervistare. Allora, no, si chiama sempre il Gennaro. Anche tu sei venuto. Allora, anche tu sei qui per questa passione? Sì, questa è una bella passione che unisce tanti ragazzi. Per me non è una cosa crimine, c'è soltanto che la spenderemo da un crimine, per me è una cosa che è una passione che non dà passione a nessuno. Io penso che è una cosa che male. Va bene Gennaro, ovviamente ognuno ha delle opinioni diverse, ognuno la pensa come può, però l'importante è che questa passione unisce tutti. Va bene, ti auguro un buon soggiorno qui a Capriglia, a dopo. Allora, dimmi un po' le caratteristiche costruttive e tecniche di questo telefonino. Allora, questo è un P9 Cubot 5 pollici Android Dual Core 4.4. Un cellulare come vedete, bello comodissimo, se lo vogliono vedere si possono anche avvicinare. E questo sta in estrazione, più tardi faremo l'estrazione di questo cellulare. E i biglietti si andrà alla cassa, con soli 2 euro si potrà avere un biglietto di questo bellissimo cellulare. Grazie. Grazie a te Marco, come sempre allora, via la cassa, dove c'è il riassemo, c'è una stupenda signora dove vi darà i biglietti o il biglietto al modico prezzo di euro 2. Mi raccomando, partecipiamo uniti e tutti quanti, e tutti possiamo vincere con 2 euro questo stupendo cellulare. Allora Alessandro, noi continuiamo un attimo il giro nostro, andiamo a vedere quest'altra macchina. Sembra sì. Saxo. Sì, la Saxo, qui. Siamo dove? Vediamo un attimo. Marco, il proprietario. Allora, il proprietario. No? Chi è il proprietario? Allora. Eccolo qua. Prima ancora qui nella piazza di Capriglia e noi vogliamo sempre ricordare. Purtroppo la musica è forte e che ha qualche piccolo problemino tecnico. Allora volevo ricordarvi sempre che l'intera manifestazione verrà trasmessa sul sito ufficiale. Orario e data di verrà comunicato. Con precessore da dove arriva questa nostra carissima amica, ha partecipato alle ultime sfilate Miss Universo, Miss Bellezza di tutte le donne che confino tra Capriglia, Avellino e Arpad.
siamo in fermento in attesa che venga aperta la piazza centrale. Questa persona mi tengo un pochettino in, sulle spine e vi dirò dopo come si chiama. È straniera. Eccoci qua, perfetto. Con un tasso in teca, un tasso in quartiere, donne esagerate sotto. Un levere di mettere una roba sangue fa. Ma con me schiacce, con me subisce, che le invidi che è gelosa e può parlare. E male l'inguscio, andrà a cercare. Allora sei, sei straniera? No, sei italiana. Sì, sono milanese. Perfetto. Il tuo nome d'arte? Io mi chiamo Tina. Però per gli amici scritti Tina Asifus. E Tina Asifus. Attenzione per i bambini qua, eh? Appilate il riccio creato. Giustamente. Allora, ma se tu mi guardi così non posso fare l'intervista. Ti hai colpito? Sì, mi sono pronto. Allora so che tu vorrei vedere questa intervista una persona al tuo fianco, al tuo fianco, tutto. Chi vorresti al tuo fianco, che dici a te? È più un problema. C'è stato un uomo che aveva da fianco. Allora, può fare per chi non hai. Bene, cioè come braccia come lui. Anzi, una, come una, mi chiara. Ah ecco, allora faccio un libro, dottore simultaneo. Se tu riesci a prendere questa lingua, allora so che tu vedi questo ballo giornalotto qui dove fa. Paolo Giorno, una bella mia. È un parole di un c'è ancora qualcuno? È accontentato. Poi ci sta il buffetto. Grande buffo! Grande buffo! Grande buffo! Come fa a squagliare gli stoi? Adesso sta via. Grande buffo! Così ci trasmettono dentro. E allora mettiamo sto un zitto. Come posso dicere un vuoto, una passione. Passione eterna mia, che non mi aspetta. Ho capito. E diciamo che quando metti la manina sulla macchina c'è una vibrazione che ti prende dalla cima del capello. Sino. Lasciamo stare, fate il manzino. So che è per me caro, sei diciamo... gentilissimo, però no, voi non sapete sì. Che quella del ragazzo là, Nicola Angelone, oppure soprannominato da me Agnellone Nino, è il mio spazzimante più assiduo che ho. Didi, scusa? Allora, stiamo lì, se lo scoppo, quello è normale. Allora. Sotto, pure tu, Valentina, ci si apprezzano da me. Ma scusa, ti hanno interpellato, hanno mandato un telegramma d'urgenza per farti venire qua o è stata una cosa tua così?
no, veramente è stato un messaggio baffi c'è più. È quella di Filippo. Internazionale. E il prosciutto qual è? E va bene che abbiamo i bambini. Lo potrei dire, però sì, il mio sito è www.ciotipologi.org. Va bene, come si dice in italiano, appoggiamoci. Hulk. Benissimo, allora. Allora vedi che questa intervista andrà a livello internazionale. Internazionale. Io non l'ho detto, però presumo dallo sguardo che no. Sei. Allora, adesso dobbiamo andare lo spettacolo avanti, dobbiamo andare avanti, ma indietro si va sempre avanti. Pugliata Nanzo. Care tu ci stunghi. Perfetto, allora volevo prima di congelarti. No, che simulazione è carosso. No, niente sì. Carosso. No, no, tenga a brunghino, un po' di fuga, un po' di fuga. No, ma senza allora. A secco, lo facciamo il carosso a secco. Ma io sono già, quale secco? Che secco a me mi piace. Secco, senza acqua. Prima di congelarti, no, perché sta facendo iniziare, prima di mandarti via con calma, con tranquillità, volevo solo chiederti una mia cosa da personale. Anche due. Anche due, giusto? Ci sei o ce fai? Ci sì o ce fai? Secondo me ci sei. Secondo me ci sei. Allora facciamo una cosa, faccio rispondere ai fanzi. Fanzi? Fanzi! Come lo vedete la nostra amica qui? Quando rispondete buono con 50 euro buono, batti chiari amicizia. Nicola! O signor caso sapete come mi vedi? Sono oggi. Allora, innamorato. Il suo cuore è squacquariato per me. Il tuo nome d'origine quando purtroppo sei nato. Ok, purtroppo quando sei nato. No, perché lì ci fu un problema stellare. Tu questo non lo sai questa scuola quando tu sei nato? No, non mi chiami per me. Qua un problema stellare c'è sulla terra. Signore, con questa risposta penso che merita un applauso. Grazie a tutti e benvenuti al mio grande accampamento. Adesso chiudete occhio e venite nel parco divertimento più grande del mondo. Adesso partono le giostre, partono le musica. Via Zlatan Orai. Dove al centro portate le belle signorine della cassa. Questo è Luna Park più grande del mondo. E io vi tengo compagnia con mia musica. Scusa, l'hai spaccato di tutto de naso. Vi desse qualcosa di gratis, ma adesso io vi regalo grande compilation che spacca bombone e musica tambuzza. Se tambuzza vuol dire Thank you.
Thank you.